Preghiamo questa sera, in questa domenica, messa vespertina, domenica di Pasqua, quinta, preghiamo per il nostro fratello Fernando, ecco, la preghiera della Chiesa, la preghiera di questa comunità, perché il nostro fratello Fernando ha ricevuto qui il battesimo, ha vissuto i primi tempi della sua vita in questa comunità e ha continuato a essere presente. Allora è bello ritrovarsi all'altare del Signore, in modo particolare in questo nostro santuario dedicato alla Madonna della Misericordia. E ringrazio prima di tutto il Sindaco che ha manifestato questo desiderio di celebrare questa Eucaristia, in cui ecco, vogliamo non solo ringraziare il Signore del dono della vita, ma pregare come comunità per il nostro fratello Fernando. Grazie a tutti i presenti, le autorità civili e militari, ecco tutti insieme qui all'altare del Signore. Oggi il giudice Ciampi riceve l'abbraccio del suo paese natale, Fontana Rosa. Quali sono i sentimenti in questo momento? Beh, intanto una grandissima commozione, perché vedere un paese intero che si mobilita. Io ringrazio tantissimo il Sindaco che è riuscito a organizzare questa cosa anche in brevissimi tempi, però avere e sentire così i vicini, gli amici, i parenti e i concittadini di papà è una grandissima emozione, quindi io ho fatto di tutto per essere qui nonostante tanti impegni, però non volevo assolutamente mancare, quindi per me è una grandissima emozione, è un grandissimo onore. Si è detto in queste settimane magistrato integerrimo, ma qual è il ricordo di un figlio? Io in queste settimane ho detto che il ricordo di un figlio rimane il ricordo di un figlio, e quello che diciamo, posso esternare è il ricordo della figura pubblica di papà, che è appunto quella di un magistrato integerrimo, sicuramente schivo, ma è assolutamente uno che seguiva sempre la legge e l'applicava alla lettera e alla perfezione. E i sentimenti e le sensazioni del figlio rimangono per me e voglio tenerle per me, perché l'aspetto privato secondo me deve rimanere sempre privato, e molte di queste persone conosceranno l'aspetto privato di papà perché sono cresciuto con lui e quindi i suoi amici di infanzia, di gioventù, e l'aspetto privato rimane privato e rimane parte di noi, ecco. Quali sono i sentimenti nei confronti di chi ha commesso questa terribile strage? Si può perdonare? Ma perdono o non perdono non cambia lo stato dei fatti, e quindi come poi si svolgeranno le inchieste, le indagini eccetera eccetera, purtroppo non mi riporterà indietro mio padre, quindi non ho sensazioni particolari né di odio né di vendetta, perché quello che conta è che io ho perso un padre e il resto non cambia, ecco, quindi non c'è da perdonare o da giustificare. Suo padre le parlava dell'Irpinia di Fontana Rosa, che cosa le diceva? Papà parlava sempre, papà tornava sempre qui ogni anno, una, due volte l'anno, tre volte l'anno, e mi ha cresciuto con i valori del nonno, con i valori del paese, quindi parlava sempre. Poi la nonna, cioè la mamma di papà, viveva con noi, e quindi io avevo ben in mente i valori dell'Irpinia, della terra, del duro lavoro, insomma, quindi li avevo sempre con me e li porterò sempre con me. Sindaco Petroccione, oggi l'abbraccio della comunità di Fontana Rosa al giudice Ciampi, alla famiglia. Sì, dopo i funerali a Milano era doveroso realizzare qui a Fontana Rosa questo abbraccio e realizzarlo insieme alla famiglia, al figlio, ad alcuni cugini, e preparando quello che potrà essere un evento ad un anno dalla morte del giudice, di
realizzare, realizzare appunto l'intitolazione della strada al giudice e di predisporre l'affissione di una lapide sulla facciata dell'abitazione del giudice per ricordarlo e fare in modo che lui sia ricordato dai nostri figli, da tutte le persone che gli volevano bene o che comunque possono avere diciamo, la possibilità di prendere esempio dalla sua vita. Fontana Rosa quindi non dimentica il giudice Ciampi, ci saranno iniziative anche in futuro come lei ha appena detto? Sì, l'iniziativa che io diciamo annunzierò stasera nel mio intervento finale è proprio quella di effettuare a un anno dalla morte di intitolazione della strada, come non so se sapete, per intitolare una strada ad una persona la legge prevede che debba essere morto da 10 anni, però per particolari casi si può chiedere una deroga alla prefettura. Io penso che la prefettura in questo caso dia la deroga e penso che altra opportunità sia quella di poter affiggere una lapide al ricordo sulla sua casa paterna, la casa natia, al ricordo diciamo, della memoria del giudice.